Non è certo un'isola felice la Puglia che protesta qui dinanzi agli ingressi del Consiglio regionale pugliese in via Capruzzi. A stringere l'assedio ai palazzi della politica sono i lavoratori, quelli precari, cassintegrati, disoccupati, per lo più del settore sanitario, ma non solo. I più rumorosi sono quelli dell'USPI, UGL, con tanto di simbolica cassa da morto per la sanità. Protestano perché dopo il tavolo triangolare Regione Sindacati Casa della Divina Provvidenza del 18 aprile scorso sono ancora in attesa di convocazione. Si tratta, fra dipendenti e cooperative, di 2.500 lavoratori che rischiano il posto. Gli infermieri precari poi si incatenano e denunciano un accordo fra ASL e sindacati per mandarli a casa alla scadenza dei 36 mesi di contratto per assumere altro personale. Protesta anche il settore della formazione professionale. Da 9 mesi i formatori delle NAIP non percepiscono stipendio. Si tratta di 500 persone. Chiederanno tramite il PD in questi 2 giorni di Consiglio regionale che venga presentato un emendamento per ricevere la tranche mancante di finanziamento già previsto dalla legge 14 del 2004. Infine, CGL, CISL e UIL, che avranno un incontro con l'assessore Fiore, chiedono l'astensione del ticket per le fasce disagiate, cassi integrati, disoccupati, pensioni sociali e che venga comunque innalzato a 29.000 euro di reddito. Protesta anche dal mondo agricolo. I confederali chiedono la stabilizzazione dei lavoratori irrigui e sperano che nelle maglie delle variazioni di bilancio si trovino misure per il sostegno del lavoro in questo settore.